Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del team Glitch e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi, diciamo che è pressappoco come quello di ieri, però si fa nella base operativa e nel bunker. Qualcuno mi ha chiesto senza night e l'ho fatto senza night, però secondo me è un glitch inutile, ragazzi, perché è un glitch inutile, però ve lo porto uguale, lo volete ve lo porto. Allora, innanzitutto i requisiti, ragazzi, sono mira manuale, un amico in un'altra sessione con mira differente e l'amico si deve trovare in una missione qualunque. Io, ragazzi, per comodità ho preso bunker e base operativa vicino, ma comunque i tempi, fidatevi che sono sempre tempi di merda. E in più avete il negozio per comprare le birre che sta qui vicino. Quindi a questo punto, ragazzi, come ho già detto, dovete avere anche mira manuale. Per chi non lo sapesse, andate nel creatore oppure dalla storia e lì si cambia la mira, insomma. E dovete avere comprate 10 birre, ragazzi, le comprate qui nella base operativa la prima volta e va bene. Allora, a questo punto venite qui nella sala delle attività. Se non avete lo schermo attivo, attivate lo schermo, diventate CEO e avviate un'attività qualunque voi abbiate. Però prima di fare ciò, che cosa dovete fare? Dovete andare in una community, ragazzi, o sul vostro amico, magari, che siete in party, e dovrete unirvi a lui. Dovrete fare un partecipa a sessione o nella community oppure a un amico, a quell'amico che vi aiuterà, ovviamente, se sarete in party con lui. Io qui vado in una community, vado a fare il recupero dei dettagli e tutto quanto, faccio comunque un partecipa a sessione e andrò ad accettare il primo messaggio e cancellerò il secondo. Quindi a questo punto vi faccio rivedere in maniera tale che accetto il primo, cancello il secondo, in maniera tale che carica velocemente, ragazzi. Quindi andiamo sull'attività, premiamo doppio tasto PS, partecipa a sessione, X per accettare il lavoro, insomma, e poi facciamo X per accettare, cerchio per cancellare. Ci troveremo buggati in questa schermata, ragazzi. Quando saremo in questa schermata dovremo spegnere lo schermo. Dopo aver spento lo schermo premeremo freccia giù, andremo su Franklin o chi cazzo ve pare a voi e vi sbaggerete. A questo punto, ragazzi, entrerà in ballo il nostro amico nell'altra sessione, che comunque sono sempre io, ragazzi, io ho fatto un'unica registrazione. E quindi noi andremo a chiedere il Buzzard, mentre il nostro amico in un'altra sessione entrerà in un lavoro da titano o una missione qualunque, ragazzi, e rimarrà fermo in quella missione. Automaticamente, come usciremo fuori dalla base, ci butteremo, moriremo. Perché altrimenti, se non ci butteremo dall'elicottero e non moriremo, ragazzi, non potremo fare un cazzo, avremo tutto buggato e non potremo fare nulla. A questo punto il nostro amico ci farà un partecipa a sessione e noi accetteremo ovviamente il partecipa a sessione. Il nostro amico ritornerà nella missione
e si metterà nella schermata nera. Quando noi saremo in questa schermata nera che ci dirà di partecipare, lui uscirà dalla missione e lì sarà finito il ruolo del nostro amico. Accetteremo tutti quanti i messaggi e ora potremo continuare a fare il glitch, perché automaticamente ci compariranno, diciamo, le cose in mappa. Le cose in mappa nel senso intendo il bunker e la base operativa, anche perché se non fate quel passaggio, ragazzi, non potrete più entrare né nel bunker né nella base operativa. Quindi dovete per forza unirvi a un amico, per forza, ragazzi. Quindi è un semi solo, diciamo, il vostro amico servirà solamente in quel passaggio. Quindi a questo punto, quando avete fatto tutto quanto il passaggio, dovete entrare nel vostro bunker, ragazzi. Come ho già detto, io ce l'avevo vicini, ma serve a ben poco, perché quando morite comunque andrete a respawnare in culo al mondo, come è successo a me una volta all'ospedale a Sandy Shore, una volta all'ospedale a Palito Bay. Quindi è un po' un cazzo per il culo sto glitch, secondo me. A questo punto, nella base, nel bunker, ragazzi, dentro il vostro com dovrete avere la retro custom che volete duplicare. Quindi prendete la retro custom, la mettete fuori nella piazzola di parcheggio che si trova nel bunker, e una volta fatto ciò potrete continuare il glitch. Per continuare il glitch, ragazzi, scenderete dalla vostra auto e andrete a drinkare, ragazzi. Dovete drinkare, vi dovete ubriacare, anche qui come nel glitch di ieri, è solo che qui non si fa con il nightclub. Andremo ad ubriacarci, io qui ho fatto un taglio, però comunque sia, insomma, si capisce. A questo punto, una volta che ci saremo ubriacati, ragazzi, prenderemo il Buzzard, respawneremo, prenderemo il Buzzard e tutto il resto, e andremo in un negozio di birra, come ho già detto, l'avevo qui vicino io, ragazzi, e andremo a comprare altra birra, ragazzi. Potremo anche comprarla nella base operativa direttamente, ragazzi, quindi potremo dirigerci anche direttamente alla base operativa e saltare questo passaggio. Però comunque al negozio una volta minimo ci dovremmo venire, per forza. Quindi una volta tornati nella base operativa, io qui ho tagliato perché sennò veramente era troppo lungo il video, e saliremo sulla nostra LGR H8 che dovremo avere nella base operativa, una RH8 semplice, e quando arranca acceleriamo, ci sparirà tutto dalla base operativa, rimarremo buggati e qui dovremo ubriacarci nuovamente fino a morire. Quindi andremo ad ubriacarci e andremo a morire, ragazzi. Dopodiché vi respawnerà come farà voi, e vi respawnerà all'ospedale secondo il gioco più vicino. A me qui ha respawnato tipo a Palito Bay, e non mi sembrava molto vicino come luogo, sinceramente. Scusate lo screen nero molto lungo, ma non ci ho fatto caso. E qui, ragazzi, il gioco ha dato il meglio di sé. Quando ho richiesto il Buzzard, perché ho richiesto il Buzzard, il gioco ha tirato fuori una vera chicca, ragazzi, una vera chicca. Guardate dove è stato in grado di mettermi il Buzzard. Dove cazzo poteva parcheggiarmelo il Buzzard? L'avete visto? Lì dietro, ragazzi. A parte sto coglione che mi ha rotato e va bene, ma guardate dove vi ha messo il Buzzard, ragazzi. Ditemi voi se il gioco può mettermi il Buzzard in un posto del genere, ragazzi, che le eliche toccano ai lati del muro, che non appena sono decollato, ragazzi, il Buzzard già era distrutto. Però complimenti a Rockstar per le sue chicche, per i suoi respawn, ragazzi. Tornate nel bunker e a questo punto, ragazzi, andate ad inserire, o a mettere, che suona meglio, inserire pare brutto, la vostra auto che avete comunque
nel bunker che avevate tirato fuori precedentemente nel bunker, la mettete nel COM e automaticamente cambierà la targa. Adesso vi faccio vedere, non so se si vede, la targa è 26 qualcosa e qui adesso cambierà la targa con 6 e qualcosa. L'andrete a salvare. Io qui le birre, ragazzi, non le ho ricomprate perché non avevo intenzione di fare il glitch, ma voi prima di venire nel bunker dovrete comprare le birre perché altrimenti non potrete ubriacarvi e uscire dal bunker. Se tentate di uscire dal bunker dalla porta si buggerà e rimarrete buggati lì dentro a vita. Detto questo, ragazzi, ricordatevi tutti quanti i passaggi. Il video finisce qui. Un saluto da Maxi, al prossimo video. No Mercy.